Per la rubrica Angolo Tecnico, il negozio Nardelli Sport questa settimana illustra le novità in tema sci alpinismo. Buonasera da Nardelli Sport. Questa volta l'angolo tecnico è dedicato allo sci alpinismo. Gli sci che si adattano meglio a questo tipo di proposte non sono gli sci da gara dello sci alpinismo, perché lo sci alpinismo che vediamo spesso anche presentato in televisione è considerato come una corsa in montagna. Per quel pubblico ci sono delle attrezzature ancora più specifiche, ancora più leggere. Questi invece materiali hanno sicuramente della leggerezza, che è una parola generica e quindi può entrare in inganno. Non sono così esasperatamente leggeri, ma sono sempre leggeri per il tipo di prodotto. Hanno un'ottima flessibilità, ma rigidità in torsione, quindi garantiscono anche una buona tenuta sulle nevi un po' più dure, crostose. Galleggiano bene perché sono più larghi, a differenza delle versioni, per esempio, da gara, che sono molto più strette per guadagnare ancora di più di peso, ma permettono sicuramente di divertirsi, di galleggiare meglio in neve fresca e quindi quel connubio giusto per farsi l'escursione in montagna, la gita in montagna, che non è una gara, una competizione, ma deve essere un qualcosa di molto divertente sia in salita che in discesa. Qua di modelli se ne trovano vari. Generalmente è importante su questi che ci sia sempre dentro un'anima di legno e poi della fibra per garantire comunque una buona elasticità. Le larghezze sono sempre abbastanza abbondanti. Gli attacchi che si utilizzano su questi ormai sono comunque degli attacchi super leggeri, degli attacchi che originariamente erano proprio i più leggeri, quelli che all'inizio si utilizzavano anche in gara. Adesso per le gare hanno trovato delle soluzioni ancora migliori a livello di peso, ma che però non garantiscono lo sganciamento laterale in caso di torsione, quindi sono più carenti nella sicurezza. E da questo modello base, che è fra i più leggeri, si è evoluto l'attacco della Dynafit, che ormai diciamo che ha monopolizzato quasi il mercato. Si è evoluto in vari modelli e passo direttamente al più alto di livello, dove è inserito in automatico lo ski stopper, ci sono le due regolazioni di alza attacco, c'è la regolazione dello sganciamento, ci sono i fermi davanti, che è un particolare nuovo del brevetto Dynafit. Adesso, tramite questi due fermini che hanno inserito nell'attacco, lo scarpone si impunta facilmente e diventa più facile inserirlo. Ecco, questo vale per tutti i nuovi attacchi della Dynafit e per tutti i nuovi scarponi, perché c'è un segnetto che va proprio a configurarsi esattamente con l'attacco.